Uno dei passi fondamentali della riforma è proprio sull'istruzione, sulla formazione del personale sanitario. Lo spirito nuovo della riforma che avvicina gli ospedali al territorio impone anche la formazione serrata di professionisti che abbiano competenza in questo. La nostra università è da sempre vicina alla Regione Lombardia nella formazione di professionisti nell'ambito sanitario, sia nelle lauree magistrali, medicina e chirurgia, sia nelle lauree triennali, quindi di tutte le professioni sanitarie, proprio per insegnare a loro questo metodo nuovo di coinvolgimento del territorio. Gli stessi specializzandi hanno una formazione specifica in questo ambito. Quindi la riforma è qualcosa che noi insegniamo all'interno del sistema sanitario regionale, ma che, come diceva anche il vicepresidente, deve essere esportata, perché questo è un modello assolutamente virtuoso ed è quello che noi facciamo, perché una alta percentuale dei nostri specializzandi sono cittadini non della Lombardia, ma imparano un sistema estremamente virtuoso che speriamo possano portare non solo in Italia ma anche all'estero, visto che il titolo che noi forniamo è un titolo europeo. A fronte di questo abbiamo già ipotizzato, anche inizieranno a settembre-ottobre, dei master di formazione per il personale infermieristico, definiamolo di famiglia, che è assolutamente all'interno della riforma di Regione Lombardia.